Eccoci qua, ciao a tutti, buongiorno, come state? Sono arrivato leggermente in ritardo perché c'è stato un piccolo misunderstanding sui, eh, sui, come si dice, sui conduttori di questa settimana, eh, dove mi trovo ora permane <coughs> il buio eh, quasi invernale ormai, siamo sopra il Circolo pola Polare Artico qui a Milano e c'è circa un'ora di sole al giorno. Non lo so, non ho capito se si sta tipo schiarendo che cosa. Boh, ieri è stata una giornata ghiacciante, semplicemente una di quelle giornate di novembre nelle quali letteralmente permane il buio, l'umido e il grigiore eh, di questa città triste. Eh, no. Però Milano è anche il motore dell'Italia, giusto? Per cui vabbè. Eh, saluto anche chi ci segue in, eh, come si dice, in differita, in replica perché in realtà siete tanti anche quelli che rivedono la puntata diciamo qui su Twitch oppure anche su YouTube per cui un saluto anche a voi ciao Renata ciao Dareto Scat. grazie Corrado Brigado buongiorno a tutti molto bene questa, <ride> questa me la devo segnare perché è veramente buona come va come state io sono completamente rimbambito infatti sto cercando di finire il mio caffè allora, ci state chiedendo su Discord, e allora ne approfitto per sumonare Discord, ci state chiedendo su Discord se faremo le dirette su Hokai. Questo sarà un colpo di scena eh, che abbiamo deciso di riservare veramente all'ultimo minuto perché non lo sappiamo ancora, ragazzi. Eh, sono giornate veramente, ma veramente, ma veramente piene di cose da fare. Questo non significa che vogliamo trascurare Discord. Mm, ma veramente eh, c'è cioè un intoppo, un ingorgo. Io dovrò andare a Roma la settimana prossima, tra l'altro, quindi cercherò di capire se, se, fare, se fare le dirette da là la mattina, cosa che probabilmente mi ritroverò assolutamente a fare. Però non è detto in realtà perché io, in realtà io parto mercoledì, per cui è possibile che facciamo lunedì. Ma quando è che parto? Scusate, fatemi controllare che ci siamo. Uh, io parto in realtà il 30, sì, per cui martedì, però potrei partire appena dopo la diretta del martedì mattina, tipo alle 11, così, eh, potrei fare così. Comunque, in tutto questo stavo terminando una cosa che è la... Um, ah, ecco, sì. La scheda di House of Gucci che... Non avevamo ancora fatto e allora mi sono detto perché non farla, eh, soprattutto visto che oggi sono uscite le prime recensioni del film di Ridley Scott che ho appena pubblicato e che adesso leggeremo e commenteremo insieme. Io il film l'ho visto, ma sono sotto super embargo fino a, um, fino a, Dio solo sa quando, no, fino al 15 di dicembre, quando uscirà in Italia, fino al 14 di dicembre diciamo. E, e quindi non posso dirvi se mi è piaciuto, se non mi è piaciuto, chi, chi, se sono d'accordo con qualcuna delle recensioni che vi leggerò. Però ecco, diciamo che almeno oggi posso leggervi un pochettino i giudizi della stampa internazionale, che è nettamente <coughs> divisa um, tra chi ha detestato questo nuovo film di Ridley Scott e chi invece lo ha apprezzato. Per cui, insomma, vediamo. Uh, vediamo un po' di farlo pubblicare. Poi devo pubblicare anche sui social. Io, scusate. Ciao, Blast. Ciao di Gallico. Ciao, Jacopo Navari. State tutti bene? Sì? Ed eccoci qua. Eh, tra l'altro, ne devo approfittare per dirvi che. Taste. oggi pomeriggio alle 2 c'è una diretta con Oliver the Cowboy. Alle ore 14 mentre alle 16 c'è l'agro. Eh, sì, l'agro c'è l'alografia di Francesco Lo dedicata a Resident Evil perché oggi, eh, cioè perché oggi, perché in questi giorni esce il nuovo Resident Evil. E allora Francesco ha deciso di dedicare la sua allografia proprio a tutta la saga di Paul W.S. Anderson eh, di film che sono usciti finora in realtà sono usciti anche film di animazione come ben sapete quindi vabbè però. eh sì Twitch Tom anche questa notizia devo scriverla appena finisco la diretta ciao Ale Appiani il mio film preferito di questo 2021 oddio non mi sono ancora messo a fare una allora fammi pensare io ci devo includere anche finché ho visto al Festival di Venezia. Secondo me, il film che mi ha lasciato di più proprio in assoluto è il film di Paolo Sorrentino. Che magari a qualcuno di voi non piacerà per niente, a me invece ha, ha lasciato molto. E, mh, non lo so, sì. credo che sia stata la mano di Dio, eh, che comunque possiamo includere nel in 2021 perché esce la. Esce Dopodomani in Italia nei cinema italiani e poi arriverà a dicembre su Netflix e anche nei cinema italiani dove rimarrà chiaramente quindi sì per il momento potrei dire che questo è il film che mi ha lasciato di più che mi è piaciuto di più se no fammi pensare perché allora dei film Marvel Black Widow mi è piaciucchiato mi è pi no mi è piaciuto abbastanza Shang-Chi non mi è piaciuto Eternals mi è piaciuto tantissimo devo dire e mi è anche rimasto molto devo dire sì Um, beh, poi c'è Justice League di Zack Snyder che devo dire mi, mi è piaciuto molto, eh, soprattutto come retcon di tutto il disastro che, cioè, che è uscito prima. Um, per cui, sì, però, um, che dire. Follettine e follettine. Uh, per il momento il film che mi è rimasto, che mi è rimasto di più, l'ho visto al festival di Venezia ed è, è stata La mano di Dio. A Venezia ho visto tanti film belli. Eh. Eh, C'è il film di, di Pedro Almodovar che mi è piaciuto tantissimo, Freaks Out, che mi è piaciuto tantissimo. Proprio, eh, però sì, forse se devo pensare a un film che mi ha lasciato proprio il segno è stato quello di Sorrentino. Non vedo l'ora di rivederlo. Io devo andare al cinema a vedere Encanto che esce dopo domani, <ride> no, esce domani, mi sa. Um, devo vedere ancora Ghostbusters, vabbè, che è appena uscito, e poi vorrei rivedere Fin di Sorrentino. Per cui. Aiuto. Vabbè, allora, ho visto il finale di The Morning Show? Sì, l'ho visto e mi ha sconvolto. Mi è piaciuto tantissimo. È una serie che io ho amato e che non avevo visto fino a un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo fa ho iniziato a vedere la prima stagione e sono rimasto completamente, um, come si dice, travolto da questa serie che ho trovato, che non ho capito perché non l'avevo mai vista. L'ho iniziata a vedere veramente per caso e la prima stagione l'ho trovata incredibile e questa seconda stagione... Ah, sebbene abbia avuto dei momenti un pochettino diciamo salterini a livello di qualità di scrittura intendo dire e poi si è ripresa alla grande sì forse c'è avuto solo un episodio un pochettino un pochettino bloccato ehm però questo finale mi ha sconvolto abbastanza, devo dire. Perfino il personaggio di Bradley che mh, mi sembrava stesse andando, non stesse andando proprio da nessuna parte, in realtà, in realtà ha avuto un cerchio, proprio un arco narrativo completo. E poi eh, Billy Craddock, attore incredibile. Grande serie, ragazzi. Recuperatela, sta su Apple TV+, Plus, così come Fondazione, eh, che, di cui vi ho parlato ieri. Sto facendo questi grandi endorsement nei confronti di Apple TV+, Plus, però in realtà... Eh, cioè, non lo direi se non fossi veramente convinto del fatto che fanno un gran lavoro di qualità sulle serie TV, poi vabbè. In questi giorni vi ho anche parlato e straparlato di Arkane, tra l'altro. Oggi pubblichiamo uno speciale su tutto quello che c'è da aspettarsi sulla seconda stagione di Arkane scritto da una persona che si è molto, um, diciamo, che, si è molto, che è molto esperta di Arkane, cioè il nostro Jacopo Pagliaga grande esperto di, scusate, di League of Legends più che di Arkane e che quindi in base alla sua esperienza e alle sue conoscenze ha scritto questo speciale ipotizzando che cosa potrebbe succedere nella nuova stagione perché è già stata annunciata in produzione, quindi insomma... Scusate, eh, vorrei sp spannarmi, disappannarmi. Ma ragazzi, incredibile, sta uscendo il sole. Sono scioccato. Alexa, che previsioni ci sono per oggi? Ecco una rapida introduzione prima di iniziare. Quando mi chiedi di darti le notizie, riprodurrò un canale Ma tutta pausa, dalla... Alexa, che previsioni ci sono per oggi? Non ho un canale di notizie stessa. Alexa, mi dici che tempo farà oggi? Mi dispiace, non riesco a trovarlo. Ma Riccardo, ma tutto a posto, giuro che non so perché. Alexa, stop! Eh. Non so che dire. Eh, di solito a me dici perfettamente oggi le previsioni del tempo saranno. Comunque, ogni tanto Alexa si incarta. Eh, quindi vabbè. Allora, ci sta, anche io aspetto. Scusa, <ride> corato e pregato allora, uh, ci sta, anche io aspetto tantissimo il film di Sorrentino. Però il mio preferito è stato Annette, ok, che io non ho ancora visto e che vedrò. Food for Thoughts: uh, giorno ho iniziato anch'io la prima stagione di The Morning Show, dato che ne parlavi spesso nelle live. Mamma mia, che serie! Sto cercando di centellinare le puntate. Guarda, bravo Centellinale. Oggi, non, oggi vorrei evitare di far cadere quadri e farmi venire infarti, visto che poi c'è Vedeschi pronto a fare un clip show dedicato soltanto ai miei um, momenti di tachicardia spinta. Um, dicevo, ma Centellinale, pure, però calcola che la seconda stagione ha la caratteristica di essere stata girata in piena pandemia e tutte le scene italiane sul lago di Como in realtà sono state ricostruite a Pasadina, quindi c'è anche solo per questo spero che tu arrivi presto alla seconda stagione Berna Lorini buongiorno non c'entra molto con la rassegna stampa ma ieri sono andato a vedermi Mulholland Drive restaurato in 4k al cinema un'esperienza di puro godimento chi ha un cinema vicino che lo proietta ci va di corsa andateci ecco, ecco cosa potrei fare stasera chissà se c'è vicino a casa mia penso di sì in realtà eh Scusate, qua come al solito uso, uso dei mezzi pubblici per affari interni, no. Um, perché cinema vicino a casa mi si chiama Anteo City Life. Ci sarà... C'è Ar Arancia Meccanica, anche questo torna al cinema, però sarà nei prossimi giorni. Eh, Freaks Out, 3.19, Mother's Parallelas, Zlatan, Legge del Terremoto, Mother's Parallelas, Return Ghostbusters, per tutta la vita... Eh no, e eh, allora stasera devo andare a vedere Migos Bustas, ragazzi, evidentemente, mi dispiace. Mulan Drive, capolavoro straordinario che compie 20 anni. Allora, Corrado Brigato era partito davvero prevenuto con Arkane. perché? Perché stiamo dicendo tutti che è un capolavoro? Invece mi sbagliavo, immagini incredibili e steampunk a profusione, mi ha stupito. Non solo ha una scrittura veramente densa, dei personaggi molto profondi, devo dire. Poi ha questa direzione artistica che io non ho mai visto nulla di simile, mi sono cercato se c'è un artbook, non c'è ancora l'artbook, ma lo voglio a tutti i costi, per cui, vabbè, comunque, adesso poi ci mettiamo a fare la segna stampa, eh? trionfo della domotica, sì sì, il film di Sorrentino esce domani, non giovedì, scusate, sì. Lo faccio perché TVB quando smetterò dovrai preoccuparti. Hai ragione, Bene. Hai ragione, Bedeschi. Eh, quindi spero di avere altri momenti di totale imbarazzo in diretta così che tu possa registrarli e riproporli a prendere memoria. Cafi Fabrizio ha rinnovato l'abbonamento per il quarto mese consecutivo. Grazie, Cafi, grazie mille. Um, io devo ancora capire se il mio audio è decente o no. Vediamo un po'. Ditemi se mi sentite bene. Ho sempre questi momenti di panico se vorrò Francesco Alò. È solo che voglio essere sicuro che non ci sia una strana eco o cose di questo tipo. Per cui. Magari se abbasso il microfono, ecco, così, ora mi sentite meglio di prima, peggio di prima, normale? Cambia qualcosa? Ma io ne so. Vabbè, tanto nessuno risponde. No news, good news. Allora, volevo essere certo di aver pubblicato la... Cosa volevo mettere di House of Gucci Così iniziamo la rassegna Audio buono Si sente bene da qui Ok grazie mille House of Gucci Fin di ridiscotto Gaga Adam Driver Al Pacino Jeremy Irons altri c'è? C'è la cosa Salmaiek e direi che basta, avanza. Pubblichiamo, eh, vede, sappi che ho fatto la scheda di House of Gucci. Condividiamo il, lo schermo, iniziamo la rassegnuccia Beh, perché non si chiude tutto? Ok, si è chiuso tutto. Sto arrivando, ragazzi, abbiate pazienza, oggi è una giornata un po' così. E già che ho preso il caffè. Molto bene. Ah no, in tutto questo non ho... Ecco, facciamo così. Fatemi socializzare. Che ci scrivo oggi. Diretta ritardata? No, so sono un po' male. Diretta ritardata. In diretta anche oggi su Twitch. Battistit. Ma voi siete riusciti a capire, cioè a capire, a rendervi conto del fatto che Harry Potter compie vent'anni? Perché io sono ancora fermo un attimo sulla... su questo concetto. Cioè, per me ormai sarà che il mio cervello è diventato una specie di purea eh, completamente agghiacciante, ma ehm, fatico un po' a percepire il fatto che siano passati vent'anni. Non lo so. È abbastanza allucinante. Poi magari la metà di voi neanche come si dice vent'anni fa? Non ha visto il film al cinema perché magari era troppo piccola, per cui mi sento ancora più agghiacciato. Ok, ci siamo, condividiamo. Sono uscite un po' di notizie eh, nelle ultime 24 ore, per cui facciamo un po' il punto di tutto quanto. Andiamo a ritroso, iniziamo da questo. Benny, se pensi a dieci anni fa, io mi immagino gli anni 90, dimmi te, ecco Giulia, siamo qua, no vabbè io penso dieci anni, se penso dieci anni fa, um, non lo so, sono fermo, quando penso dieci anni fa, sono fermo al, eh, a pensare ai primi anni 2000. in realtà sono venti anni fa, molto bene. Allora, sono uscite le prime recensioni di House of Gucci, il film di Ridley Scott con Lady Gaga che negli Stati Uniti esce questo weekend in occasione del, um, come si dice, in occasione della, um, del ringraziamento, perché questo, questo sarà un weekend lungo del ringraziamento, tra l'altro weekend nel quale eh, progressivamente arrivano sempre meno notizie, perché giustamente dormono tutti e quindi anche noi eh, a un certo punto finiamo per rilassarci e per riposarci, cosa strana se non surreale. La realtà è che comunque notizie dobbiamo trovarne perché il sito deve andare avanti, giustamente. Per cui... Nel caso nei prossimi giorni abbiate qualche notizia ehm, o vi vogliate inventare qualche notizia da darci, girate. No scherzo. Nessuno si è mai inventato notizie qua. Allora, dicevo, dopo che le reaction social avevano mostrato una critica nettamente divisa, sono arrivate le recensioni della stampa internazionale che confermano come House of Gucci sia stato molto apprezzato da alcuni e, e detestato da altri io non mi posso sbilanciare sul film, eh? ricordate attualmente sull'archivio Rotentometros ci sono circa 65 recensioni la media è del 66% positivo con un voto di circa 6 quindi la sufficienza però eh, se poi leggiamo le recensioni c'è chi veramente dice che è inguardabile chi dice che è piacevole, chi dice che è bello il Guardian lo ha amato alla follia per esempio eh, ci sono altre, altre testate che lo hanno detestato Detestato. Facciamo un rapido escursus. Allora, delle Telegraph eh, Regno Unito. Il fatto che sembri che i protagonisti principali non sembrino essere d'accordo sul tipo di film che stanno facendo è uno degli intoppi più evidenti, ma anche degli aspetti più piacevoli. Per cui questo sembra tipo guilty pleasure. The rap. Questa saga true, true Crime della famiglia Gucci, che perde il controllo del proprio impero fashion, sarebbe potuta essere un vero e proprio classico camp se non scadesse così frequentemente nel noioso e nel raffazzonato. Non l'hanno apprezzato. Screen International. House of Gucci riesce a finire nel camp così più, velo così più veloce di quanto uno. Scusate, questo sono io che, um, che non so scrivere, e quindi adesso vado subito a modificare questa cosa che ho scritto. House of Gucci riesce a finire nel camp. Eh, così velocemente no anzi tolto in così house of Gucci eh, scusate la, ri la rileggo quindi house of Gucci riesce a finire nel campo nel camp scusate più veloce di quanto uno possa far girare una borsa con un manico di bambù ma è anche inquietante inconsueto ed è in grado di intrattenere come gli abiti di una casa d'alta moda più estrema cresce dentro di te per eh, Chicago Tribune per Scott Gucci è, diver è divertente anzi è un divertente anche se drammaticamente asciutto ritorno alle macchinazioni reali dei ricchi famosi subdoli ragazzi non è facile tradurre le reaction <ride> aiuto perché si usano dei, dei giri di parole a volte in particolare da Riot Washington Post scusate per aver fatto pensare che Gucci possa essere uno di quei film così brutti che sono belli Nonostante tutte le sue imperfezioni, la peggior colpa di questo film è il prendersi sul serio. Washington Post non l'ha apprezzato. Indy Wire, idem. Paralizzato sin dall'inizio in una discussione accalorata con il proprio essere camp, House of Gucci solleva questo conflitto sotto pelle in un ritratto lirico della tensione tra ricchezza e valore. Forse in realtà gli è piaciuto. <ride> non si capisce bene. Ole ti modifico anche questo, che c'è un typo. Uh, dicevo, Variety House of Gucci è pieno di stucchevoli pugnalate alle spalle, ma non è camp, è un dramma rompighiaccio sui mezzi del potere. Anzi, no, mi sa che Variety gli è piaciuto. Capite che, come sono rimbambito, Hollywood Reporter Il film di Ridley Scott è una tresciata che non mi sarei perso per nulla al mondo, ma non riesce a impostare un tono coerente, troppo lungo e slegato. E sbanda costantemente tra dramma raffinato e opera buffa. Il Guardian invece lo ha amato e dice: ogni volta che Gaga è sullo schermo, non riesce a non sorridere. Non riesci a non sorridere. Scusate. Uh, Questo sono io che scrivo rapidamente l'articolo per poter andare online con la diretta. Non si riesce <clears throat> a non sorridere. Mi sono perso? Davanti alla sua furba eleganza, malignità e intelligenza, tanto che ricorda Gina Lollobrigida o Claudia Cardinale nei loro stili anni '50 poi c'è Entertainment Weekly, Los Angeles Times New York Post, USA Today The Film Stage, Playlist eh, Playlist di solito è molto diciamo è molto non so come dire riesce a essere ad avere sempre una sintesi abbastanza tagliente intrappolato tra la mezza tentazione di essere serio o meno Scott viola la regola cardinale della moda. Comunque tu ti vesta, fai in modo che tutti possano vedere esattamente quello che vuoi che vedano. Um, quindi sostanzialmente ha detto che il film è, con è confuso, non, non, è abbastanza, non, non è abbastanza deciso nel, nel quello che vuole, in quello che vuole fare. Allora... Food for Talks chiede: Scusatemi la mia ignoranza, ma cosa si intende per questo camp di cui tutti parlano? E allora, in campo artistico, la definizione di camp è l'uso deliberato, consapevole e sofisticato dei quiche nell'arte, nell'abbigliamento nell e negli atteggiamenti. Il fenomeno deve molto alla rivalutazione delle culture di massa avvenuta negli anni 60, così come alla diffusione negli anni 80 del concetto di postmoderno applicato all'arte e cultura. Vogliamo fare un esempio di camp proprio plateale. L'opera Omnia di John Waters, cioè se tu vuoi qualcosa, vu vuoi trovare qualcosa di camp, pensi a John Waters e capisci tutto, cioè il cinema di John Waters, ma anche l'arte di John Waters in generale è camp. Ehm um sopra le righe eccetera eccetera devo dire ecco su house of gucci non mi posso sbilanciare facciamo finta che io non ho visto il film ho visto soltanto i trailer confermiamolo c'è tantissimo camp nel film il problema del, del camp è che eh, è che mh, va di pari passo con il non prendersi troppo sul serio ok è una sorta di leggerezza almeno quando parliamo di cinema è una sorta di leggerezza che uno perdona a certi film se, appunto, non si prendono sul serio, da questo trailer, eh, dai, dai trailer di questo film, c'è il sospetto che in realtà il film si prenda sul serio e quindi il camp risulti essere ehm, fuori luogo. Ecco, mettiamolo così. Io non mi esprimo. Si esprimono le recensioni della stampa internazionale, alcune delle quali dicono che il film è troppo camp e sbilanciato, ehm, non si capisce se appunto è camp o si prende sul serio, eccetera, eccetera. Quasi tutta la produzione di American Horror Story è camp, soprattutto American Horror Story 1984, ma diciamo che buona parte della produzione era di Ryan Murphy. <ride> no, però no, non è vero. <clears throat> nel senso che Ryan Murphy è bravo a eh, sfociare quando serve nel camp. Eh, Ecco qualcosa di estremamente camp di Ryan Murphy? Scream Queens. Totalmente. <ride> cioè, ed è meraviglioso. Però, no, seriamente, se volete qualcosa di camp a livello, proprio. La definizione di camp, andatevi a vedere qualsiasi cosa abbia fatto uh, John Waters. Che, oddio, il camp di John Waters, chiaramente è. Cioè, arriva fino al trash, puro proprio per cui. Vabbè, capolavori totali. Allora, ci siamo soffermati fin troppo su House of Gucci quando in realtà ieri sono uscite tante notizie, tante, noti eh, tante informazioni. Uh, sono usciti i poster, i character poster, di un certo piccolo filmettino: House of Gucci uguale Batman e Robin. <ride> ecco, Batman e Robin ha tantissimo camp e. E possiamo dirlo, lì non si prende sul serio, è un camp che vuole assolutamente essere camp. Per cui, perché poi cita il Batman. Age degli anni 60, in cui il camp, proprio che sguazzava camp. Grazie Luca Di Mauro, 13 mesi di abbonamento, grazie mille veramente. Ricordo a tutti quanti che se voi vi abbonate a Batteste Plus, cioè se voi vi abbonate al nostro canale qui su Twitch. Poi potete accedere a Betis Plus. Basta che andate, e cliccate su questo link qua che vi compare plus.betes.it e a quel punto? Eh, vi, come si dice, vi potete loggare tramite Twitch e vedere tutte le recensioni, le video recensioni e i vari contenuti. Eh, plus, che pubblichiamo quotidianamente. I podcast di Gabriele, di Teresa e così via. La carta di credito di George Clooney per sempre nel mio cuore, <ride> grazie. Allora Scusate che intanto verifico se è andata online una cosa. Ok, sì. Um, Matrix Resurrections, Keanu Reeves e il cast nei character poster del film. Sono usciti i character poster del film, devo dire, molto fighi, ragazzi. Parliamoci chiaro. Se forse il primo poster non aveva propriamente lasciato il segno, eh, questi nuovi poster sono veramente fighi. Francamente, guardate che belli. Cara Warner Bros., se vuoi fare un'azione, diciamo, di beneficenza nei confronti di Taste, mandaci i character poster, perché questa casa ha bisogno di nuovi, nuovi poster per le pareti. E visto che parlavamo di, ehm, di Matrix, Bedeschi ha pubblicato stamattina presto ehm, delle dichiarazioni... Di David Mitchell, uno dei produttori di Matrix Resurrections, eh, che è anche co-sceneggiatore della pellicola insieme a Lana Wachowski e Alexander Hamon, ehm, ha spiegato che non è definibile un vero e proprio sequel. Ho visto il film a settembre, mentre mi trovavo a Berlino. È davvero valido. Non posso dirvi nulla circa la trama del film, ma vi posso spiegare cosa non è. Di certo non è il solito sequel, ma è un'entità autonoma che contiene in ogni caso, in una maniera molto ingegnosa, i tre Matrix che l'hanno preceduto. E questo, nel trailer, già si era un po' intuito. Eh? È una creazione molto bella e peculiare. E riesce a ottenere anche un paio di cose che generalmente non vediamo nei film d'azione. Va a sovvertire le regole del blockbuster. È una cosa che speriamo e ci aspettiamo da tempo, um, riguardo a questo film. Quindi, super, mega, hyper hype. Grazie, Riccardo1991. Hai rinnovato l'abbonamento per il dodicesimo mese consecutivo. Se già non l'hai fatto, ma credo che tu l'abbia fatto, unisciti al nostro Discord. <ride> allora, vabbè, qua c'è una, <coughs> una notizia un po', un po', diciamo, di mh, cronaca giudiziaria perché Kevin Spesi ha perso, sì lo so, infatti ho ghignato mentre lo dicevo Bede, Kevin Spacey ha perso la sua casa legale contro Media Rights Capital, che è la casa di produzione di House of Cards. E gli hanno fatto um, una mega causa dopo il licenziamento che è incasinato. Uffa, ma raga, comunque il mio sarcasmo eh, è: cioè, oh, non avete visto il mio green dicendo eh, credo che tu sia già su Discord? Comunque, però, è un modo che ho per dire, ragazzi: mettetevi, mettetevi quando vi abbonate, andate su Discord. Eh, dicevo che il giudice che ha seguito questa causa tra Media Rights Capital e um, Kevin Spacey ha stabilito che L'attore e produttore della serie dovrà rimborsare la casa di produzione di quasi 30 milioni di dollari, più spese legali, dopo eh, essere stato accusato eh, di molestie e di, mh, e di comportamento non professionale sul set. Eh, questo ha causato eh, un cambio di programmi per l'ultima stagione della serie. Eh, e gli ha, ha, ha generato delle perdite che appunto il Rights Capital vuole vedere rimborsate. Speriamo perché Kevin Spesi che questi soldi ce li abbia, altrimenti, chi lo sa cosa succederà, il tribunale ha deliberato a favore di Media Rights Capital nel mese di ottobre. Ma solo oggi è stato rivelato il verdetto. Kevin Spacey era stato licenziato da House of Cards dopo la diffusione delle accuse di molestie sessuali rivolte all'attore. Netflix aveva ribadito che non avrebbe collaborato con l'attore in ulteriori produzioni. E Media Rights Capital aveva poi, nel 2019, fatto causa all'ex star della serie per aver infranto i termini del loro accordo. Spacey aveva invece replicato, sostenendo che era lui a dover ricevere dei soldi dopo essere stato licenziato. Tenete conto che il caro Spacey mi sa che è tipo la prima volta che si becca una condanna perché le varie, ehm, i vari procedimenti legali che sono stati intentati nei suoi, nei suoi confronti dopo queste accuse eh, sono più o meno andati tutti a... Ehm, non sono arrivati fino in tribunale sostanzialmente. Eh, ce n'è uno che è stato messo da parte perché uno degli accusanti credo che sia morto. Eh, e poi ce ne sono altri che sono stati risolti in maniera extra giudiziaria oppure... Eh, le accuse sono cadute completamente nel, nel nulla. Grazie, Fran. Anche te ha rinnovato il, il tuo abbonamento. Ti ringraziamo. Grazie a tutti quanti eh, che rinnovate l'abbonamento ma io voglio vedere anche qualche nuovo abbonamento, qualche nuovo abbonato. Mi raccomando, fatelo. C'è uno speciale di Angelica che dobbiamo leggere su Hokai, visto che sta arrivando la serie. Mm. Vediamo un po' se c'è qualche cosa. Ieri siamo usciti anche con un articolo riassuntivo su quello che sappiamo di Matrix. Oh, beh dai, magari Franco Nero l'ha pagato più di 31 milioni per il film girato qua, esatto. Vabbè, ma qualche soldo a parte magari ce l'avrà, eh. Magari deve vendere una villa delle sue. Eh, C'era un articolo che volevo leggervi ieri. Vabbè, sì, intanto passiamo a... Ehm... Ah, beh, no, scusate, prima di leggere lo speciale, leggiamo, perché ieri poi non abbiamo, ne abbiamo parlato, ma non era ancora uscita la recensione del finale della prima stagione di Arkane, un pezzettino della recensione di Jacopo Pagliaga, tenendo conto che, ehm, come si dice, che non, ehm, che non è spoiler, eh? Per cui... Tadam! -ta! Bellissimo, ragazzi. Il terzo arco narrativo, il cioè il finale di Arcane, è una bomba atomica. Allora, vabbè, cosa dice Jacopo? Per molti versi questa recensione potrebbe sembrare ridondante. Entrambi gli archi narrativi precedenti ci hanno colpiti, lasciandoci entusiasti e soddisfatti, senza riserve. E se siete arrivati a leggere il nostro parere per quanto riguarda l'arco narrativo finale, significa che con tutta probabilità avete già concluso la visione di Arcane. Ve lo auguro. Eh, scusate, eh. usato un attimo aspettate adesso vi svelo no vabbè adesso vi spiego eh. Niente, mi hanno girato una, um, come si dice, un articolo che è uscito oggi su Repubblica sulla questione del film di Sorrentino che abbiamo sollevato noi ehm, domenica e che ieri vi ho letto in diretta. no? E um, siccome noi abbiamo interpellato Netflix, abbiamo interpellato Lucky Red, eccetera, eccetera, oggi è uscito su eh, um, La Repubblica eh, un articolo di Franco Montini letteralmente con gli stessi quote nostri, che adesso non voglio essere assolutamente mh, maligno e pe pensare che l'articolo sia stato preso da noi, no, probabilmente... Um. Ah no, in realtà, ora che, che vedo, sono letteralmente le stesse persone che abbiamo interpellato noi. Vabbè, simpaticissimi, grazie Repubblica, l'importante è che siete un gruppo editoriale gigantesco e di chiara fama. A questo punto domani mi aspetto che Nick Vivarelli su Variety pubblichi un mega speciale con su so scritto esclusiva <ride> sull'argomento citando le stesse persone che abbiamo citato noi. Vabbè, evviva! Che bello! È sempre bello fare questo lavoro <coughs> e passare il weekend a lavorare a pezzi che poi Repubblica ti prende paro paro. Ma ripeto: invece magari semplicemente hanno effettivamente interpellato le stesse identiche persone e in totale buona fede. Gli è uscito un articolo molto simile al nostro, che in realtà sono tipo 30 righe contro il nostro mille righe. Però vabbè, allora dicevo, um, la recensione prosegue. Eh, sì, però non voglio, no, non voglio spoilerare nulla. Scusate. Vabbè, la recensione, la recensione è un po' spoilerosa, quindi cambiamo argomento, ragazzi. Leggiamo lo speciale che ha scritto Angie su. Okai che arriva eh, che arriva a, su Disney Plus ieri mattina abbiamo anche pubblicato la meravigliosa intervista a Jeremy Renner e Hailey Steinfeld eh, realizzata da Mirko D'Alessio qualche giorno fa e se non l'avete vista vi, ha, vi invito a vederla fatemi cercare l'articolo Ah, c'è anche la recensione di Gnola del finale di. Coso, di The Morning Show. Eccoci qua. Ok, tra frecce esplosive e scazzottate sotto l'albero di Natale, ecco cosa aspettarsi dalla serie Disney Plus. Dopo tanta attesa, arriva mercoledì 24 novembre su Disney Plus, Hokai, la serie di sei episodi su Occhio di Falco: l'unico dei Vendicatori originali ad avere una serie tutta sua piuttosto che un film. Scusate un attimo. Una serie su Occhio di Falco: l'Avenger con, ah, con meno minutaggio sullo schermo. Tra i sei vendicatori originali, cosa avrà mai da raccontare in sei lunghi episodi? In base ai materiali promozionali e alle informazioni che già abbiamo sulla serie e a un veloce sguardo a quello che l'UCM ci ha mostrato, vediamo insieme di rispondere a queste domande scoprendo cosa possiamo aspettarci dall'ultima serie Marvel dell'anno. Kate, so che può sembrare strano, ma sogno questo momento da sempre. Quando ho indossato quel costume ho pensato, ci siamo, finalmente diventerò la persona che devo essere. Clint, ricordo il giorno in cui l'ho pensato anch'io. Questa vita che vuoi vivere ha un prezzo. Clint Barton per esplorare finalmente e a dovere il personaggio di Clint Francis Barton sei episodi forse non sono troppi anzi non bastano con sei episodi Okai non riuscirà nemmeno a grattare la superficie delle potenzialità di un personaggio purtroppo fin dall'inizio non sfruttato abbastanza e riscoperto troppo tardi sì perché noi spesso ironizziamo no, su questa cosa di Okai del personaggio un po' marginale ma in realtà è un personaggio straordinario di fumetti Marvel Personaggio che nel suo intero percorso dell'universo cinematografico Marvel non raggiunge i 20 minuti di parlato sul grande schermo. Minchia, scusate la finezza, non avevo mai fatto questo calcolo. Eppure, per chi lo conosce, Clint ha sempre molto da dire. E se non vogliamo considerare i fumetti e la controparte cartacea. Basta guardare i film per rendersi conto che, acrobazie e frecce truccate a parte, alcune delle scene più iconiche che vedono Barton protagonista sono fatte di sarcasmo, pessimo umorismo e discorsi motivazionali, perché dal più umano tra i Vendicatori non ci si può aspettare di meno. Questa serie si potrà finalmente godere di un minotaggio sufficiente a tratteggiare con più dovizia un personaggio fino ad ora piuttosto opaco, tra sarcasmo, traumi, frecce esplosive e improbabili cadute. Grazie per averci seguito Anna Gifaris, Jeremy Renner. Fin dai primi speciali dedicati ai Vindicatori, colleghi e produttori ci tenevano a sottolineare quanto Jeremy Renner fosse da subito sembrato il casting perfetto per il ruolo, dal breve e primo cameo in Thor fino ad Avengers Endgame. Per citare Scarlett Johansson. Nel do dal documentario dedicato ad Avengers presente nei contenuti speciali del primo film, Renner sembrava già naturalmente adatto a ricoprire il ruolo di Clint Barton. All'apparenza impegnato a odiare il mondo, eppure sempre pronto a spiazzare con una battuta o del pessimo sarcasmo. Jeremy ha conferito al personaggio un atteggiamento pungente, sarcastico, cupo e strafottente. È la sua personalità che prende il sopravvento. La scelta dell'attore è a dir poco azzeccata. Sono proprio queste qualità di Jeremy a renderlo divertente da guardare. Seppur brevemente in sporadiche scene, l'attore californiano ha fin da subito dimostrato non solo di essere adatto al ruolo, ma di poterlo arricchire ulteriormente, mostrando in pochissimi fotogrammi uno scorcio ancora più profondo di umanità e di non detto, diviso tra il salvare il mondo e la famiglia, tra momenti alla Legolas e un passato presente ricco di traumi e momenti bui, specialmente negli ultimi film. Renner ha già mostrato in passato una predilezione per ruoli che gli permettessero di dar forma a personaggi sempre più ruvidi e tormentati, da Hart Locker a Wind River fino al recente Major of Kingstown. Ci aspettiamo che faccia lo stesso anche in Okai. E questo ci porta direttamente al nostro terzo punto: traumi e introspezione. Scusa, Kate, non sono un buon esempio per nessuno. Sì, che lo sei. Nonostante il pochissimo tempo dedicato al personaggio, non è difficile immaginare come e perché i traumi e i fantasmi del passato possano rivestire un ruolo decisamente primario in okai. E per farlo non è nemmeno necessario attingere al materiale di fumetti e alla sua infanzia traumatica, passata a cercare di sfuggire col fratello alle percosse di un padre violento, cresciuto tra, tra criminali e ladri. Basta guardare a cosa i film della Casa delle Idee ci hanno già raccontato. Un uomo dell'integrità di Clint Barton si è ritrovato nel corso della storia ad avere le mani macchiate di sangue di civili innocenti sotto il controllo mentale di Loki, Avengers, a sopravvivere alla morte solo grazie al sacrificio di un ragazzino superveloce, troppo veloce per un vecchietto che non riusciva a tenere il passo, e of Ultron, a trasformarsi, plasmato dal lutto e dal dolore, in un vigilante che uccideva senza pietà il male sopravvissuto allo schiocco di Thanos e, come colpo di grazia, prima ancora di riuscire a trovare la sua redenzione, a vedere la sua migliore amica e anima gemella sacrificarsi al suo posto, non solo per la salvezza del mondo, ma per potergli ridare indietro la sua vita, ripagando il suo debito. Lacrime. Dopo tanti film, no, scusate, dopo fin troppi film passati a ignorare le conseguenze di questi traumi, finalmente in questa serie, all'apparenza una scanzonata commedia natalizia, già dai primi episodi Clint subirà il peso di tutto ciò, delle sue perdite e del suo dolore. Delle colpe di cui si è macchiato e della sua mancata redenzione. Se solo ci fosse qualcuno pronto a costringerlo a fronteggiare i suoi demoni e a guardare oltre le colpe, uno sguardo più giovane di chi è cresciuto credendo negli eroi. Puntini, puntini, puntini. Chi sarà questa qui? Kate Bishop. Il tuo problema è che non hai un brand. No, il mio problema sei tu. Allora, Kate Bishop, interpretata da Hayley Stanfield, è pronta al suo debutto nell'universo Marvel e nella serie la ritroveremo pronta a fare squadra con il suo amico, mentore e partner. Bishop è già di partenza un personaggio amatissimo dai fan, con molto da raccontare, che anche nella serie fin dall'inizio è impossibile non prendere in simpatia. La scelta di Hailey come nuovo e giovane volto, pieno di speranza ed entusiasmo, con gli occhi pieni di meraviglia per il mondo degli eroi. È perfetta da contrapporre a quello di Renner, segnato dai traumi, con una prospettiva, del, prospettiva dell'eroismo più sporca, piena di compromessi e scelte sbagliate. La chimica tra i due, mentore e allieva, è già palpabile dai primi materiali promozionali ed è potenzialmente destinata a lasciare il segno come uno dei rapporti più profondi, divertenti e riusciti dell'intero UCM, specialmente dopo i tentativi di Falcon e Winter Soldier e Loki. Facile indovinare come questo passaggio di testimonio di freccia sia non solo la naturale conseguenza di questa serie, ma anche il pezzo che mancava a dare più completezza alla fase 4. Una nuova generazione di eroi piena di speranza che guarda al futuro ispirandosi alle glorie del passato. Ragazzi, lo speciale è molto lungo e io vi lascio ehm, il piacere di leggerlo sul nostro sito che si chiama badtaste.it. Se non ci siete mai stati, andateci. <ride> e. E un grazie ad Angelica per aver scritto questo, questo bellissimo speciale. Attenzione, attenzione: nel frattempo è uscita una recensione. Questa recensione è la recensione di Gabriele Ignola di Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Una recensione cotta a legna da Gabriele Ignola, fatta in casa. Introduzione una cospirazione farmaceutica raccontata con il tono dei film di Carpenter e la maniera in cui Resident Evil Welcome to Raccoon City interpreta il presente. Ho come l'impressione che il nostro Gabriele abbia apprezzato questo nuovo, questa nuova incursione nel mondo di Resident Evil. Leggiamola, è un articolo plus, chi di voi è abbonato a Bad Taste Plus oppure al nostro canale Twitch può leggersela integralmente sul nostro sito. Allora, è un'unica lunga notte di pioggia che i protagonisti si prendono tutta in pieno, come in Hard Rain, quella che ci accompagna per almeno tre quarti di Resident Evil Welcome to Raccoon City. Una notte di pioggia accompagnata dal suono elettronico d'atmosfera calcato su quello di John Carpenter. Come del resto tutto il film sarà modellato su questa estetica e soprattutto su quei tempi dilatati nei quali far com comunque avvenire l'azione, ma anche su quei font, addirittura. E senza dubbio la parte migliore di un ottimo film, quella in cui viene creata Raccoon City come ambientazione, un luogo che sembra già una città fantasma, abitata da relitti pronti a essere attivati e che ben presto fantasmi lo saranno perché, lo scopriamo ben presto, la città verrà distrutta all'alba. In questa ambientazione piomba il classico personaggio femminile forte della saga, non erede di Mila Jovovic, primo perché sarebbe impossibile, secondo perché non ha mai quell'uso iperbolico del corpo da cinefumetto ma molto in linea con il videogioco originale, come del resto tutto il film unisce i primi due titoli della serie. È Claire Redfield, una caglia scodelario perfetta. Venuta in cerca del fratello Chris, un Robby Amel perfetto per farci capire che non sarà mai un vero protagonista, <ride> i due insieme a un nuovo arrivato della stazione di polizia Leon e alcuni poliziotti si troveranno a scoprire cosa si nascondeva sotto Raccoon City e perché sta per saltare tutto in aria. Ah, e lo faranno con dovizia di mostri, alcuni prelevati pari pari dai giochi. Ragazzi, io non vedo l'ora. Johannes Roberts fa un lavoro pazzesco di ambienti, crea una mappa fedele al gioco e dotata di una grandissima personalità. Gli ambienti, le strade, le stazioni di polizia e la grande villa vivono sia del proprio modello che di una loro presenza. A partire da questo, dalla scenografia e dalla maniera in cui è illuminata, di nuovo fedelmente alla saga, ma in questo caso ai capitoli più avanzati con grafiche più raffinate. Tutto il film può permettersi di trascurare la sua trama convenzionale e concentrarsi su creare una nuova visione di Resident Evil al cinema, una maniera ancora sconosciuta al cinema di leggere il racconto della mostruosità umana che crea mostri mutanti. La saga di Paul Anderson e Mila Jovovic aveva proprio altri standard di fantastico iperbolico. Questo, invece, è un film con i piedi per terra, si fa per dire. Duro splatter spaventoso e che ha capito che il buio di distretto 13 o 1997 fuga da New York, che la sensazione di accerchiamento e di minaccia di La Cosa, sono il vestito migliore per esempio. Che insomma il cinema complottista anni 70, ciò che serve per un cinema complottista anni 20 in cui più che la politica è la farmacia ciò che inquieta e scatena dubbi, è quello che le autorità e i potenti vogliono fare al nostro corpo, il terrore che serpeggia nella società. In un momento in cui nessuno ancora lo ha fatto, è questo Resident Evil tra tutti il film che tra diversi anni guarderemo per ricordare l'aria che si respirava nel 2021. Vabbè, ragazzi, che dire. Posso dirvi che io non vedo l'ora? Ecco cosa andrò a vedere al cinema. Io non vedo l'ora, ragazzi, non vedo veramente l'ora. Basta, è fatta. Qualcuno di voi aspetta il Resident Evil come lo aspetto io? Mi chiedo, vede. Tu vorresti andare a vederlo perché, cioè, vista l'ansia generale che, che stiamo vivendo in questo periodo storico, un film del genere potrebbe essere ancora più ansiogeno. Però tu stesso, Bede, hai tradotto un po' delle recensioni del film che sono uscite in queste ore. E, Bede, vedo che stai facendo un ottimo lavoro di editing a SEO. Um, nelle prossime ore vi proporremo anche la nostra recensione del film in aggiunta alla videointervista Realizzata al Junket Virtuale, già perché abbiamo intervistato Robbie Hamel. Ah, ecco, ok, vedi? Ok, ok, ok. ok, ok. vabbè E dopo questo film ci saranno nuove teorie novax, ragazzi. Blast non credo serva Resident Evil per scatenare <ride> i complottisti. The Last of Us 2 mi ha preparato al 2021. Esorcizzo il terrore guardando e giocando robe apocalittiche. Bravo, così si fa. Io invece credo che uscirò dal cinema con un attacco di ansia sociale mai avuto prima. No, non è vero, vivo da due anni così. Nella loro cui... in l'attesa, ci dedichiamo ora alla classica rassegna delle recensioni della stampa americana approdate online nelle ore scorse. Resident Evil, Welcome to Raccoon City: cosa dice la critica americana? Scrive nel suo meraviglioso uh, titolo di paragrafo, che spero sia un T3 o un T2, non lo so. Il nostro caro Andrea Bedeschi. Allora, le recensioni americane che vi proponiamo qua sotto, o meglio, gli estratti più significativi dei vari articoli che abbiamo preso in esame, sono concordi nell'affermare che il film sia decisamente più rispettoso dei videogame della saga rispetto a quelli diretti e o prodotti da Paul Anderson interpretati da Mila Iovic. Eppure, per alcune di queste recensioni, questa caratteristica del lungometraggio è al tempo stesso un, un punto di forza, ma anche una debolezza. In generale il film di Johannes Roberts è stato quindi accolto all'insegna di opinioni decisamente variegate fra chi loda la fedeltà a Resident Evil Welcome To Raccoon City, ai videogame della IP Capcom e chi sottolinea come il lungometraggio resti comunque carente in materia di world building e sviluppo dei personaggi. Screenrant dice che il film è divertente dal punto di vista della presentazione, ma carente in quanto a sostanza. Potrà anche intrattenere ed essere fedele ai videogiochi, ma i suoi personaggi sciapi e worldbuilding riusciti solo a metà penalizzano l'impatto di quello che potrebbe essere un adattamento sensazionale. IGN eh, dice che non è il peggior adattamento da un videogame e neanche il peggior film di Resident Evil, ma va anche detto che il livello medio di questi concetti non è di per sé elevatissimo, in effetti. Regista si merita di sicuro il riconoscimento di una maggiore fedeltà al materiale di base rispetto a quanto fatto Paul Anderson con la sua saga, ma un minutaggio troppo basso, un terzo atto affrettato e la mancanza di alcuni elementi in grado di renderlo realmente spaventoso da guardare al buio lo penalizzano enormemente. Digital Spy dice che da una parte i fan del videogioco adoreranno la fedeltà all'adattamento, ma è questo approccio è al tempo stesso il difetto che porta alla mancanza di mordente. Potrai anche riconoscere i personaggi dei location, ma non proverai un briciolo del terrore avvertito giocando con videogame. Ragazzi, Resident Evil sono dei videogiochi indubbiamente però terrificanti. Cioè, non è facile ottenere lo stesso effetto fermi su una poltroncina guardando un film, chiaramente. Vediamo un po'. Allo già da New York Post. È un film incredibilmente divertente dalla testa vuota che, grazie al cielo, di ma eh, si mantiene sotto alle due ore e propone abbastanza sviluppo dei personaggi da farti interessare a loro nel momento in cui qualcuno vi rimorso non diciamo chi per favore qua c'è anche una nuova clip in cui Liz Leon Kennedy incontra Lisa Trevor, personaggio apparso nel remake del primo Resident Evil uscito all'epoca su Nintendo Gamecube il nostro Andrea Bedeschi è un grandissimo esperto della saga di Resident Evil, sappiatelo quindi allora, ragazzi, ancora qualche minuto e poi ci salutiamo. Vediamo un po' che cosa, um, cosa possiamo leggere prima di salutarci. Vabbè, quest'articolo qui è interessante perché fa un po' il paio con quello che ho scritto ieri pomeriggio, e cioè che eh, no time to die è riuscito nel assolutamente non scontato. Eh, un aiuto, scusate lo stiracchiamento delle ore 11. Eh, dicevo, è riuscito nel, nel battere il traguardo eh, di maggiore incasso globale americano, perché poi c'è la battaglia del lago Shang-Chin, eh, uscito praticamente in Cina e non credo altrove, per ora, che è riuscito a fare più di 850 milioni tipo di dollari, ed è il maggior incasso dell'anno a livello globale, eh, per un film. Completamente cinese, che è uscito in Cina ed è rimasto in Cina per ora. Credo che nei prossimi mesi arriverà anche nel resto del mondo perché comunque sia è un colossal blockbuster che la critica anche ha anche apprezzato. E alcuni lo hanno definito un film di propaganda. Va detto che non è che Hollywood faccia molto di diverso quando ci propina il suo per l'Arbor o cose di questo tipo. Nulla, 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 nulla. Ehm, cioè non sto, non sto assolutamente facendo dei paragoni tra. Quello che cult culturalmente fanno gli Stati Uniti e che culturalmente fa la Cina, chiaramente una è una dittatura, e l'altra è una eh, potenza. Però, che, attraverso eh, anche il cinema, ha saputo, in quest'ultimo quest secolo, imporsi in tutto il mondo culturalmente: eh, si chiama imperialismo, c'è poco da fare. E quindi insomma, mh, so, sono molto curioso di vederlo, questo film del, appunto, della battaglia del lago Changchin, eh, più che altro per le sue qualità cinematografiche. Ricordiamo che ci sono anche grandissimi film eh, arrivati dall'Unione Sovietica, Mister Eisenstein tra tutti. Eh, quindi non, non, ci tengo a non sminuire un film che fa più di 800 milioni di dollari. Eh, limitandomi a dire che ah, vabbè, ma tanto è un film di propaganda, la sua, la sua distribuzione sicuramente è stata favorita dal fatto che, essendo eh, essendoci stati festeggiamenti per il centenario del partito comunista cinese quest'anno un sacco di film sono stati piazzati al cinema obbligatoriamente in Cina e il pubblico se li ha visti però molti di questi film poi hanno fatto incassi assolutamente risibili perché non tutti i cinesi hanno voglia di andare al cinema a vedere film di propaganda Chang Chin ho l'impressione che sia un film che è riuscito a sposare la propaganda, l'intrattenimento, diciamo, la celebrazione e quant'altro un po' come magari fece eh, tanto tempo fa non troppo, un certo blockbuster di un certo regista di nome Michael Bay. Lavoratore parassita! Mm, che meraviglia, ragazzi! Se non avete capito questa citazione del nostro bede, non potete far parte della nostra cerchia ristretta di amanti dei Simpson. Bene, ma noi potremmo aprire una chat Discord in cui passiamo la giornata a fare citazioni anche con i nostri, ehm, i nostri magici eh, utenti Super VIP. E semplicemente un po' come la chat che abbiamo io te e te ignola però su discord potremmo aprire un canale c'è cioè un canale una stanza discord sul nostro canale di Bad Taste in cui passiamo la giornata a mettere citazioni dei simpson che ne dici tanto no perché cioè voglio dire passiamo la giornata a mettere meme ma mettiamo mettiamo un canale dedicato c'è cioè un canale una chat dedicata ai simpson dai facciamolo uh, tutto questo per dire che il film No Time to Die ha battuto il record dell'anno sul maggior incassi, chiaramente a breve arriverà simpaticissimo Spider-Man che farà sfaceli, perché Spider-Man farà chiaramente i maggiori incassi dell'anno. Ho già visto le previsioni e c'è chi dice che solo negli Stati Uniti possa arrivare a 350-400 milioni di dollari, c'è chi si spinge addirittura a 450 milioni di dollari. Quindi vediamo e, e però appunto nel caso di No Time Today c'era, se vi ricordate, si parlava del fatto che la MGM eh, avrebbe potuto cedere il film a Apple, poi quando è stata comprata da Amazon si è parlato della possibilità che Ion eh, decidesse di, di, di far uscire direttamente su Amazon eh, il film, però in realtà non era assolutamente possibile perché è un film per il quale c'erano accordi commerciali molto stretti con Universal per la distribuzione e con United Artists e quindi si è deciso ancora 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 di rimandare e, e più passava il tempo più si diceva ragazzi ma questo film è costato una parca di soldi eh, non, farà, non riuscirà mai a recuperare il budget soprattutto quando poi sono arrivati vari blockbuster quest'anno che hanno avuto magari anche buoni incassi negli Stati Uniti ma poi come incasso globale hanno faticato ecco e Nota Intudai alla fine sta chiudendo verso i 750 milioni di dollari e più finora è a 730 milioni uno dice vabbè ce l'hanno fatta no, pare che ci sia una passività da 100 milioni Variety ha pubblicato un nuovo aggiornamento che getta qualche ombra sul trionfo commerciale dell'opera che malgrado gli annunci in pompa magna Potrebbe in ogni caso generare un passivo di 100 milioni di dollari con la release theatrical. Il magazine spiega che, sommando insieme il budget pari circa 250 milioni di dollari, spese promozionali, 100 milioni, quelle sostenute da MGM e Universal per rimandare la re-release della pellicola di ben 16 mesi, Nota in realtà necessiterebbe almeno 900 milioni per raggiungere il punto di pareggio. Ma la MGM ha completamente smentito questa ricostruzione di Variety. Allora, delle fonti non meglio identificate e non informate sullo stato dei fatti suggeriscono che il film perderà dei soldi. Affermazione questa del tutto infondata o detto nella maniera più semplice, del tutto falsa. Nella finestra di distribuzione teatrale, il film ha superato le nostre stime di incasso, diventando il film hollywoodiano di maggior successo e andando a battere in piena pandemia anche Fast and Furious 9. Con la distribuzione Pvod, che sta già facendo registrare numeri stellari nel mercato domestico, mentre il film continua a incassare pure in sala, No Time to Die genererà un profitto per la MGM, tanto quanto film a sé stante, quanto come nuova aggiunta all'incredibile catalogo dell'azienda. Ragazzi, sia chiaro, questo è il famoso eh, argomento che si tocca ormai da decenni a Hollywood. Ci sono le major che dicono che i loro film sono un insuccesso, per motivi di contabilità, in questo caso l'MGM non lo dice, dice l'esatto opposto perché ha una spinta promozionale e, e essere trionfalisti a riguardo. La realtà è che è, mettiamola così: un conto è se un film costa 100 milioni e ne incassa 12, ma se un film costa 100 milioni e ne incassa 200, il giochetto che facciamo sempre: del è stato un flop. È stato un top. Ehm, è, rimane un giochetto perché ci sono le famose ehm, come si dice i famosi gradini della filiera che portano comunque revenue e le porteranno nei secoli a venire alla MGM la cosa curiosa del, di James Bond in realtà è che qua ci sono varie realtà che devono prendere da mangiare da, da questo film c'è la MGM ovviamente ci sono i partner distributivi c'è cioè la United Artist e la Universal ci sono i produttori della Ion Productions che hanno delle quote sugli incassi, credo che anche Daniel Craig abbia una quota sugli incassi. e poi c'è come si dice, ci sono gli esercenti che in media prendono metà degli incassi, quindi se il film ha incassato 900 milioni, scusate, se il film ha incassato 700 milioni, 350 sono andati nelle casse degli esercenti, no? Quindi uno fa il calcolo e dice "Vabbè, ma il film allora è in perdita". Ni c'è il product placement, per esempio, con il quale um, si rientra di alcune decine di milioni di dollari di budget speso. Ci sono le vendite dei diritti tv. C'è il catalogo che, nel caso dei film di James Bond, si arricchisce sempre di un nuovo film e quindi torna a generare revenue per i film precedenti, perché magari uno si vede i film precedenti. Uh, c'è il fatto che poi arriverà l'on video, come giustamente hanno detto loro. Eh, grazie a una certa flessibilità nelle finestre distributive negli Stati Uniti il film è già arrivato anche in eh, premium video on demand e quindi magari uno se lo noleggia su Apple TV oppure su Amazon o chi che sia e, e però può anche andare a vedere solo al cinema e quindi al momento sta generando doppi revenue quindi in tutta sincerità ehm, andare a dire che il film avrà bisogno di 900 milioni di dollari per risultare un successo io credo che la vera preoccupazione fosse che il film ne cassasse 250 in tutto il mondo in un momento di pandemia e di, chi lo sa, magari eh, scemato interesse nei confronti della saga. Questo abbiamo visto che non è accaduto. Time to Die è stato un enorme successo. Negli Stati Uniti ha avuto gambe molto lunghe, come tutti i film di James Bond, nel senso che è partito un pochettino, diciamo, trattenuto come lancio. Ha fatto tipo 60 milioni, se non mi ricordo male, il primo weekend, quando ci si aspettava almeno 70. e eh, e però ha avuto le gambe lunghissime perché ha fatto più del doppio di quello che ha generato nel primo, nel primo weekend come incasso ehm, diciamo a lungo range quindi che dire mm, credo che in realtà ci si possa dire assolutamente soddisfatti che... leggiamo gli ultimi commenti e salutiamoci allora ma io mi sono sempre chiesto una parte del budget degli 007 non è coperta dai tantissimi product placement Esattamente. Twitch Tom, quel quotidiano da te prima nominato, ha pubblicato un articolo vocabolario per tradurre le espressioni romanesche della serie di Zero Calcare e criticare il gergo della serie. Ragazzi, ma Zero Calcare c'è da quanti anni ormai? Cioè, ma co cos'è questa novità del fatto che parla in romanesco? Io trovo folle sia chi si è lamentato del fatto che parlasse romanesco sia chi. Ci ha tenuto a, so a sottolineare anche una, come si dice, una um, superiorità intellettuale di tutta questa cosa. Ma che cacchio c'è? Boh, Comunque, finché se ne parla, giusto? Frandrel, guarda, è molto probabile che per The Book of Ava faremo delle dirette. Dobbiamo capire se farlo su OK, però... Vi faremo sapere. Intanto, io vi saluto. Vi ricordo che oggi alle due il nostro Andrea Bedeschi sarà in diretta, eh, e poi eh, più tardi ci sarà Francesco Locco con la diretta della Alografia dedicata a Resident Evil. Eh, buona giornata e a domani. Ciao!